tanto oggi era importante non perdere per il morale, sicuramente dobbiamo fare ancora molto per fare un gran 2017, però oggi se c'era una squadra che doveva vincere qui era il Pescara, sicuramente non era il Palermo. Alla fine abbiamo rischiato una beffa anche oggi, però è così, gol regolare annullato, una cosa secondo me da quando ci hanno dato quei tre punti del Palermo e del Sassuolo, sicuramente non è dipeso da noi, mi sembra che stiamo pagando un po' troppo questi tre punti. Oggi avevamo pareggiato la partita già molto prima e potevamo giocarcela fino alla fine come l'abbiamo fatto tutto oggi. Io vorrei sottolineare quello che è accaduto dopo il gol di Biraghi, la corsa di tutti i giocatori ad abbracciare il tecnico Massimoli. Ma non c'è da sottolinearlo per voi, per noi che viviamo la squadra giornalmente. È stato un bel gesto. Sì, ma non è, questi sono gesti che devono essere spontanei, non è che sono gesti preparati. Io so che da presidente, so che la squadra è col mister e quindi il mister lo difendo fino alla morte, così come difendo i miei giocatori. Questo è il modo per cercare di lottare fino alla fine dell'anno, per cercare di portare a casa qualcosa di importante. Presidente, quello che aveva detto dopo la partita contro il Bologna si è verificato puntualmente, ovvero ci sarà la mano dura. Non è venuto Aquilani, non è venuto Manai. A questo punto ci può dire quali sono le strategie per il 2017, ora che è finito l'anno? No, ma non è mano dura, perché sarebbe un torto verso i ragazzi, verso Aquilani, verso Manai, che non è che adesso dobbiamo trovare i colpevoli di questa situazione, perché non sono sicuramente né Manai né Aquilani. Noi prenderemo delle decisioni, abbiamo cominciato a guardarci intorno, a prendere delle decisioni, ed è giusto che non prenda in giro nessuno, tutto qua. Poi nei prossimi giorni cominceremo a lavorare per il mercato di gennaio, che ci servirà per darci una mano, cercare di darci una mano. Ci sarà una rivoluzione sul mercato repulisti oppure ci saranno degli interventi mirati? No, ma quale rivoluzione? A gennaio le rivoluzioni non servono a nulla, anche perché non è che ci sono tutti i giocatori che vanno in giro a gennaio, non, sicuramente o sono quelli che hanno giocato poco nelle squadre dove giocavano, oppure non credo che siano migliori dei nostri. Ci sarà un mercato intelligente, cercheremo di fare un mercato che ci possa dare una mano per migliorare quello che già abbiamo. Sull'attaccante possiamo dire che deve essere la prima scelta? No, sull'attaccante adesso in questi giorni io dovevo farmi qualche giorno di vacanza, rinuncio e lavorerò insieme a Luca e a Peppe Pavone per cercare di trovare i giocatori che possono sposare questo tipo di spirito. Questo è lo spirito che piace a noi, questo è lo spirito che poi ci riporterà dalla nostra parte anche i tifosi. Si può dire che l'obiettivo del Pescara a gennaio è quello di portare, di regalare al tecnico Massimoli due difensori e due attaccanti? No, di regalare quei giocatori che ci servono. Se sono due difensori sono uno, se sono due attaccanti, un centrocampista. Adesso faremo una riunione tecnica e vedremo di quello di cui abbiamo bisogno per migliorarci. Chiedo una cosa, Presidente, dopo la partita con il Bologna lei era rimasto molto deluso dal modo della contestazione da parte della tifoseria, pace fatta? Ma io non ho mai litigato con nessuno, non è un problema di essere delusi, io ho solamente detto, perché è giusto parlare e chiarire certe cose, io ho solamente detto che la squadra va aiutata dal primo minuto fino alla fine. Poi è legittimo che uno possa contestare quando magari i risultati non arrivano e facciamo delle brutte figure come l'abbiamo fatto col Bologna, quindi non c'è nulla di particolarmente grave, però c'è che bisogna incitare la squadra. Oggi a Palermo penso che abbiamo visto un pubblico che Palermo non è che abbia 100 punti più di noi, c'è un punto più di noi, eppure i tifosi stanno qui ad aiutare la squadra. Purtroppo, cioè, se siamo lì vuol dire che dobbiamo lottare e che meritiamo di stare lì, non è che ci stiamo perché gli altri ci hanno rubato qualcosa. Questi 50 tifosi che si sono sobbarcati però questa trasferta lunghissima hanno avuto la gioia comunque di poter festeggiare questo pareggio e di vedere nel finale di questa partita il Pescara che tutti vorrebbero vedere evidentemente per i 90 minuti. Ma io ripeto, a parte ringraziarli i tifosi che sono venuti, perché Palermo non è proprio dietro l'angolo, però adesso mi sembra
esagerato dire che abbiamo visto il Pescara nel secondo tempo, perché a me mi sembra che non abbiamo rischiato nulla se non quella palla del gol. Bizzarri non ha fatto una sola parata, a differenza del portiere del Palermo che qualche parata in più l'ha fatta, quindi se c'era una squadra che meritava la vittoria oggi sicuramente quella. Ma io parlavo di intensità, di quell'intensità che era un po' mancato nell'arco dei 90 minuti e che c'è stata prepotentemente nel finale. Sì, ma Pescara ha cercato di giocare una partita attenta nel primo tempo, cercando di evitare di prendere gol e per poi magari provare a vincere la partita. Abbiamo preso gol e purtroppo rischiavamo di perdere anche questa, una partita che se l'avessimo persa sarebbe stata sicuramente meritata. Chiudiamo così, Presidente, sotto l'albero di Natale rivorrebbe quegli episodi che sono andati contro la squadra dopo i fatti di Genova, o meglio delle decisioni arbitrali un po' più eque? No, io voglio solamente attenzione come lo vogliono tutte le squadre, perché si può sbagliare, l'ho detto all'arbitro a fine partita, si può sbagliare, però un gol regolarissimo come quello di oggi, sono in sei, se non si vede vuol dire che insomma qualche problema c'è. Ultimissima domanda al Presidente Sebastiani, il 9 gennaio verrà discusso il ricorso del Sassuolo. Il ricorso del Sassuolo, e poi un'altra cosa, questa sera in tribuna qui a Palermo c'era Zeman. Ah, non l'ho visto, mi fa piacere che evidentemente, a parte che cioè, qualcuno ha malignato sulla presenza di Zeman oggi a Palermo. Il mister è qui perché la moglie è di queste parti, quindi sarà qui in vacanza per Natale. Non l'ho visto, se avessi visto l'avrei salutato molto volentieri. Sul ricorso del Sassuolo il 9 gennaio? Il 9 gennaio faremo il ricorso. Grazie al Presidente.